Va bene, buongiorno, benvenuti. Allora, io sono Marco Sironi, sono docente dell'Istituto Manoli di Liberacate, insieme alla collega Mariliana Scarpino, che è qui dietro, sta per arrivare, curiamo questo progetto che si chiama Viaggi Diversi. Mi piacerebbe poi dire qualcosa sul progetto, ma solamente dopo che i ragazzi hanno appunto esposto, diciamo, le esperienze che abbiamo fatto lo scorso anno, entrando un po' più nel merito anche del significato che abbiamo voluto dare al progetto. Metto solamente le mani avanti su richiesta anche loro. Settembre, siamo tornati da poco a scuola, abbiamo avuto pochissimi giorni, quindi sarà una performance molto live al momento. Adesso ci siamo dovuti organizzare in pochissimi giorni, noi li abbiamo visti un paio di volte, sono stati molto autonomi nel preparare tutto, quindi adesso cercheremo di capire che tipo di restituzione riusciamo a dare. Per appunto tutte le domande e curiosità, direi a posteriori, eccoci qua, la parte finale e la collega Marina Scarpino, che segue come trovo. Dicevo, per curiosità eccetera, non andiamo a dopo le presentazioni, così ci sono dei dettagli da chiarire, piuttosto che appunto uno scambio anche sul significato che stiamo tentando di dare anche a un indirizzo come l'indirizzo turistico, possono essere magari meglio spiegati, meglio chiariti. Inizia Giulia, attualmente loro sono tre ragazzi di quinta D, sono al termine del loro percorso, sono stati i primi con cui abbiamo incominciato questo progetto ormai 3 anni fa, e ci racconteranno soprattutto del loro viaggio in Marocco. Principalmente parlerò degli obiettivi che il progetto Viaggi Diversi si pone verso i miei ragazzi. Il progetto Viaggi Diversi è nato recentemente nella nostra scuola Ezio Manoli di Vimercate. È un progetto che si collega alla diversa concezione di turismo, infatti si basa sul diretto contatto per noi studenti sul momento in cui noi arriviamo nelle nuove mete, nelle nuove città. E soprattutto bisogna sottolineare il fatto di confrontare le nostre diverse culture con delle nuove. E, soprattutto la mia classe quest'anno è andata in Marocco, poi ci sono state anche delle nuove uscite scolastiche come in Armenia, in Georgia e in Grecia. E, la Grecia personalmente è stato un viaggio ecologico, che ha sfruttato solamente i mezzi pubblici. Abbiamo fatto un itinerario dal nord al sud sfruttando solamente il treno pubblico della zona. Inoltre quest'anno questo progetto è stato riconosciuto e patrocinato dal Touring Club italiano per i diversi valori di questo progetto. Prima di partire abbiamo avuto degli incontri pomeridiani post scuola con le proprie classi e abbiamo stilato il nostro itinerario prendendo in considerazione diverse possibilità. La prima era partire dalla Spagna e attraversare il stretto e arrivando in Marocco, fare un itinerario da nord a sud o da est a ovest. Quest'ultimo è stato il nostro itinerario finito. Prima di partire abbiamo dovuto fare delle fasi di preparazione. Grazie al nostro prof, cioè abbiamo avuto degli incontri di giornalismo con l'esperto Tino Mantarro, il quale ci ha aiutato a capire e saper scrivere delle storie diverse, di diverse cose che non vediamo tutti i giorni. E inoltre un nuovo progetto è stato la Smart Photography, che è un progetto tenuto dal prof. Beller, tenuto sempre a scuola, e ci ha spiegato come fare delle foto, visto che poi ci sarebbero state delle esposizioni le nostre foto in classe. Infine, per entrare sempre nell'atmosfera più del Marocco, abbiamo potuto parlare con degli studenti marocchini della nostra scuola, i quali hanno spiegato le loro tradizioni che ancora oggi qui in Italia usano durante i matrimoni, delle cene tipiche, e questo è il video
Allora, sì, ci conosciamo. Ciao. Volevo dire... tutta intera, sarà mai la barca. Sarà mai? Cioè, è diverso. Però comunque, in arabo, è salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. È proprio... Sì, sto per dire ciao. Però è molto più, se tu entri in un posto e dici da questa parola, dicono sei cioè, rispettoso, bravo, tutto. E quindi buongiorno. Ti vuoi conoscere pure dire ciao. Ecco, questi erano i compagni della finta di Lubna e Fazizio, sarà. E infine, il giorno prima di partire, abbiamo incontrato i nostri mediatori culturali che ci hanno accompagnato per tutto il nostro itinerario e per il nostro viaggio e i quali hanno raccontato delle esperienze che andremo a fare, però sempre lasciando un po' di suspense. Hanno esposto dei prodotti che poi siamo andati a fare come l'olio d'argan, l'olio di rose, è stato molto interessante. E ogni giorno il nostro viaggio si basava sulla diretto contatto con il popolo e ogni giorno era una nuova occasione per incontrare nuove persone, nuove attitudini. Allora, la prima tappa del nostro viaggio sarà Marrakech. Allora, giunti in questa città siamo stati accolti dai nostri mediatori culturali che ci hanno accompagnato al nostro primo alloggio, ovvero Riad Tadert, che contro ogni nostra aspettativa è riuscita a accogliere tutte le nostre necessità, facendoci sentire a casa. Riad è gestito da una famiglia berbera che, grazie a una serie di associazioni e un finanziamento di microcredito, è riuscita appunto a realizzare questo Riad come una guest house. E Riad infatti offre qualche servizio in meno rispetto a quelli più lussuosi del centro, ma offre un'esperienza più autentica e più familiare. E dopo esserci sistemati nelle varie camere, i proprietari di questo Riad ci hanno fatto assaggiare il famoso whisky marocchino che sarebbe il tè alla menta e ci hanno anche fatto provare a fare il rito che loro usavano, ovvero versare il tè dalla teiera col tè fumante senza farlo cadere, e c'è chi ci è riuscito e chi non ci è riuscito. E a cena abbiamo avuto modo di immergerci ancora di più nella cucina marocchina assaggiando il tagine. Per tagine si intende un recipiente a forma conica fatto di terracotta che all'interno contiene carne e verdura rispetto alla località in cui ci troviamo. E la medina di Marrakech è caratterizzata da strette vie da cui è difficile uscire, a meno che non si abbia una cartina appunto accompagnati dalla persona del posto. E, la medina sta a bordo di negozietti di pochi metri quadri che però offrono una vastità di prodotti come prodotti di cosmesi oppure anche servizio da tè. E le strette vie del souk marocchino ci hanno portato nel cuore della città, ovvero piazza Jem El Fna. A far da protagonisti in questa piazza ci sono uomini con animali poco ordinari, come serpenti o scimmie al guinzaglio, oppure anche donne che avevano il talento di truccare con le nè, e anche bambini dalle facce affamate che cercavano, diciamo, qualche spicciolo vendendo pacchetti di fazzoletti. Questa realtà ci ha lasciato un po' senza parole, ma siamo anche entrati in una visione che senza magari, cioè andando con la nostra famiglia o comunque da soli non avremmo visto. E poi rimaniamo particolarmente affascinati da un monumento che è Palazzo Bahia. Ci ha affascinato molto i colori di questo palazzo. E anche una cosa interessante, ovvero l'Harem, che era dove il diciamo, re Abdu Bo Ahmed
Custodiva gelosamente 4 spose e 25 concubine con cui si divertiva con piaceri carnali. E comunque i nostri occhi increduli si sgranano di fronte a uomini che ci sprecciavano davanti con gli scooter, noi diventavamo un po' increduli, e certi negozietti soprattutto che mostravano scarsa igiene e con anche carcasse di animali morti, che sono rimasti un po' così, ma comunque è un'esperienza che ci ha fatto anche crescere e che ci ha fatto capire le differenze tra la nostra città e un'altra realtà. Poi un'altra tappa. Buongiorno. La seconda tappa è stata appunto Essaouira, località situata sulla fascia atlantica, e appunto dopo aver lasciato Marrakesh ci siamo diretti appunto verso questa località, e qui abbiamo iniziato a vedere proprio il cambiamento dell'ambiente, no? I primi spiazzi verdi, poiché Marrakesh è una zona molto arida, e all'interno di questi spiazzi verdi appunto c'erano pastori che diciamo come attrazione turistica facevano salire magari le capre su appunto questi alberi, che consistevano in alberi di argania spinosa, frutto che si produce all'interno di quel territorio. E noi successivamente siamo arrivati appunto a Marrakech e Essaouira, e abbiamo lasciato i bagagli all'interno del Riyadh, abbiamo fatto la visita assieme alle nostre guide, siamo andati a vedere il Mellal, che consiste nel quartiere ebraico. Successivamente ci siamo diretti appunto verso questo bastione del XVIII secolo che difendeva la città appunto di nome Scala di Porte, e dopo tutte queste visite siamo arrivati a tarda sera, dove appunto abbiamo visto il tramonto su una zona molto caratteristica di Essaouira, ovvero il porto, caratteristica per i profumi, le spazzature e quant'altro. E poi ci aspettavamo una cena diciamo bella sostanziosa così, però le nostre guide alla fine ci hanno portato appunto in mezzo al porto a mangiare su dei tavolini di plastica con bicchieri con le mani, mangiare le cozze, pesce, varietà marine. Il mattino seguente ci siamo svegliati e siamo diretti appunto verso questa località di nome Sidi Mbarek, località sempre sulla fascia atlantica, lontana circa 30 minuti da Essaouira, e ci siamo calati da una duna vera e propria di circa 20 metri se non sbaglio, e è stata un'esperienza bella diciamo. E dopo la visita sulla duna ci siamo diretti appunto verso anche queste cooperative che producono olio d'argan, no? E l'olio d'argan è un prodotto che viene ricavato dai frutti dell'argania spinosa, e comunque ha un alto costo diciamo, poiché un litro di argan consiste in 5 kg di frutto dell'argania. E questa cooperativa comunque dava lavoro a 40 donne che lavoravano in un contesto non molto facile, non molto semplice, e questa cosa diciamo che ha dimostrato comunque una maggiore indipendenza, una maggiore autonomia delle donne all'interno di una società come quella marocchina, poiché lavoravano al di fuori del nucleo familiare. Alla fine ci siamo seduti su uno spiazzo sul ciglio della strada ad assaporare varie pietanze marocchine. La tappa successiva appunto è stato Ouarzazate, e lasciato la mia compagna. Allora appunto il viaggio da Essaouira a Ouarzazate è stato molto turbolento, perché la strada nazionale che collegava le due città era in manutenzione e il percorso era ad ostacoli, trabuche, cantieri, e non è stato molto facile, qualcuno si è sentito anche male. E dal passo Tichka, che è circa 2200 metri, fino ad arrivare all'altro piano di Ouarzazate ci abbiamo messo circa 4 ore,
e per salire nella certificazione di Eight Benadou bisognava attraversare il fiume, ma non essendoci i fondi per realizzare un ponte abbiamo attraversato il fiume con delle rocce e una volta entrati nelle monumentali porte d'ingresso di Eight Benadou siamo rimasti affascinati dallo stile architettonico di questa città, ben diverso ovviamente dalle nostre case. Tutto l'Oxar è costruito con pochi elementi naturali come fango, pietra, legno e paglia e diciamo che oggi l'Oxar è abitato solamente da 4 nuclei familiari. Per molti anni l'acqua in questo posto è stato solamente un miraggio. Solamente nel 2008 il governo ha ottenuto dei fondi per far arrivare l'acqua direttamente sul posto perché prima le persone dovevano andare a 3 km di distanza su una sorgente di una montagna e l'Oxar di Eight Benadou è oggi conosciuto perché è stato lo scenario di alcuni film come la serie Game of Thrones, Gesù di Nazareth e Il Gladiatore. E le riprese hanno favorito comunque un incremento economico per la popolazione grazie al turismo. E tra le botteghe presenti in questa fortezza abbiamo conosciuto Mustafa, che era un ragazzo che realizzava i suoi dipinti solamente con elementi naturali come l'indaco, l'ennè e il tè, ad esempio. E la sera ci siamo fermati in un camping ecosostenibile a pochi chilometri dal centro di Ursazat, un angolo di paradiso immerso in un palmeto. Il camping è composto da casette berbere e la cena si è tenuta in una capanna berbera mangiando una famosa zuppa del posto, ovvero la lira e degli spicchi di carne. Un'altra località che abbiamo visitato appunto è stata Karadmoguna, località caratterizzata dalla produzione dell'acqua di rosno, che è un prodotto che viene utilizzato dalle donne a livello cosmetico, possiamo dire. E appunto questo prodotto viene ricavato dalla produzione, dalla lavorazione delle rose e siamo andati a vedere appunto, a fare una visita all'interno di questa cooperativa di Nona Gita, se non sbaglio. Questa cooperativa era in fase di ristrutturazione, no? Poiché il governo, per garantire l'esportazione del prodotto all'estero, doveva adottare degli standard a livello igienico e sanitario. E poi sono stati accolti dalla gente locale e abbiamo pranzato con loro, abbiamo fatto il lavaggio delle mani, appunto, così caratteristico della tradizione marocchina. Successivamente ci siamo diretti verso una zona. Abbiamo ballato con la popolazione, cantato, ci siamo travestiti, abbiamo proprio vissuto le loro tradizioni interamente. E il giorno successivamente ci siamo diretti verso una località situata sulle montagne di nome Tingir, e molto tradizionalista come zona, diciamo. E il giorno dopo, il mattino seguente, ci siamo diretti ancora a fare un'escursione, una visita verso le gole del Todra, che sono caratterizzate proprio dall'alternarsi della vegetazione assieme al colore rosso marmoreo del Grand Canyon, qui in foto. Successivamente abbiamo abbandonato questa zona e ci siamo diretti verso Merzuga, che ci avrebbe aperto le porte all'interno del deserto del Sahara. Lascio la parola a Mario. Finalmente è arrivato il giorno della direzione del deserto. Prima di arrivare alle porte del Sahara ci siamo fermati in piccole località dove siamo potuti entrare nei tipici mercati tradizionali. Che sono molto diversi rispetto alla grande piazza di Marrakech. Sono molto più chiusi e molto più tipici, infatti per esempio non si poteva neanche fare delle foto, e anche se noi siamo riusciti a farla. E dopodiché ci siamo diretti nel nostro bivacco, nel deserto. Eravamo ansiosissimi di salire sul dromedario, tanto che dopo non volevamo più scendere una volta saliti.
eravamo molto in alto, secondo me anche più alto di un cavallo. E eravamo legati a gruppi di 5-6 dromedari ed eravamo comandati, comunque guidati da una persona del posto. Arrivati alla nostra tenda, siamo sempre stati accolti con il tè, il tipico tè marocchino, con delle cerimonie, con la musica e strumenti tipici. E la sera abbiamo potuto ballare insieme a dei ragazzi e comunque ai proprietari della tenda. Siamo il giorno successivo, siamo andati a visitare un asilo nelle vicinanze del deserto. Abbiamo potuto imparare l'alfabeto e abbiamo cantato delle canzoni. E successivamente, ritorno nella serata, abbiamo potuto cucinare nella cucina della tenda, diciamo, e con anche le madri e i figli del posto. Questo è il tipico pane utilizzato durante i pranzi e le cene. E successivamente, il penultimo giorno, ci siamo diretti nella Valle del Dra, un'oasi naturale con dei colori stupendi, e abbiamo potuto visitare il palmeto che circondava questa oasi con sempre un ragazzo locale, e abbiamo soggiornato in una kashba che era l'unica kashba aperta ai turisti. Era fatta di terra con fieno, molto tipica. E successivamente abbiamo visto il tramonto da una collina con tutte le palme, un paesaggio molto tipico. Il penultimo giorno, sempre nel pomeriggio, abbiamo visitato una cooperativa dove accoglieva dei ragazzi con problemi, ma venivano sempre aiutati con dei lavori manuali, e abbiamo anche potuto partecipare sempre di più facendoci tatuare con l'enne e disegni diversi. Tutte le nostre compagne avevano un disegno diverso. Fine del nostro viaggio. Diciamo che è stato un viaggio molto intenso. È stato un viaggio molto intenso perché sono stati giorni e giorni e giorni di preparazione, poiché abbiamo dovuto revisionare gli aspetti logistici, di tempistica e così via. E comunque ci siamo focalizzati su quell'itinerario perché ci ha garantito davvero un'apertura della cultura marocchina, poiché siamo partiti dall'oceano, siamo giunti fino alle porte dell'Algeria con Merzouga. Ed è proprio un cambiamento totale di tradizione, nel giro di pochi chilometri, comunque, diciamo. No, da città alla città. Se avete domande, comunque, fate pure. Buongiorno, io sono Sara e ragazzi sono i miei compagni, e oggi presenteremo il nostro viaggio in Armenia e in Georgia. Allora, il nostro viaggio in Armenia è stata la collaborazione con l'ambasciata armena che si trova in Italia, che è interessata a promuovere il proprio paese come nuova meta turistica, ed è proprio per questo motivo che l'ambasciata ha deciso di accompagnarci nel nostro percorso di alternanza scuola-lavoro. All'inizio dell'anno scorso, quando i professori ci hanno avvisato che avremmo compiuto questo viaggio, siamo rimasti un po' a bocca aperta. Molti di noi infatti non sapevano nemmeno dove si trovasse l'Armenia, e inoltre c'era un po' di paura in quanto avevamo cercato su internet e avevamo letto di guerre in corso e di regione un po' agitata.
dopo averne parlato però con i docenti e con le nostre famiglie, abbiamo superato questi ostacoli, ci siamo subito messi al lavoro, studiando regioni molto particolari e differenti dalla nostra e buttando giù le prime idee per un itinerario. Anche noi, come i ragazzi del Marocco, abbiamo seguito dei percorsi di formazione, uno con lo stesso specialista giornalista di Touring Club Italiano e un altro con un esperto, sempre lo stesso, di fotografia e videomaking. Quest'ultimo è venuto in viaggio con noi, dandoci la possibilità di, dando la possibilità di creare un vero e proprio laboratorio sul campo. Questo laboratorio ha seguito un concorso, le cui foto sono state postate sul sito di questo nostro progetto. Oltre alle foto è stato pubblicato anche il diario di viaggio che ogni sera scrivevamo, raccontando tutto ciò che succedeva in giornata e che oltre ad essere stato pubblicato sul sito è stato pubblicato su MB News. Al momento di acquistare i biglietti, per questioni economiche abbiamo deciso che ci conveniva volare in Armenia e ritornare dalla Georgia e quindi abbiamo colto questa occasione e ci abbiamo colto questa occasione di visitare una città, cioè un'altra regione del Caucaso che alla fine ci ha lasciato veramente a bocca aperta. Passo dopo passo, come spiegheranno meglio i miei compagni, abbiamo creato un itinerario che partendo dalla capitale armena Yerevan ci ha portato fino al Parco Nazionale di Dilijan, fino alla scoperta dei monasteri più belli e importanti dell'Armenia e della Georgia. Ci ha portato a 2000 metri sul lago di Sevan, per poi proseguire all'interno della Georgia, a Kazbeji, che si trova vicino al confine russo, e nella particolare località di Georgia, a Tbilisi. Quando eravamo in viaggio siamo entrati in contatto con le persone del luogo e abbiamo scoperto posti in cui il turismo è iniziato a diffondersi solo ultimamente, lasciando dietro di sé sia aspetti positivi che negativi. Buongiorno, io vi parlerò dei primi due giorni della nostra esperienza in Armenia. Siamo partiti ben presto, alle 4 del mattino precisamente, e la compagnia Ira ci ha annunciato qualche giorno prima che avremmo fatto uno scalo a Kiev, motivo per cui velocemente abbiamo organizzato un tour di mezza giornata in città. Una volta atterrati, almeno di noi ha assunto il ruolo che gli era stato assegnato, ma posso garantirvi che diciamo, muoversi, orientarci e gestirci in una capitale così grande il primo giorno non è stato facile, motivo per cui abbiamo sbagliato più volte direzione e mezzi di trasporto, ma senza scoraggiarci abbiamo continuato a piedi e siamo riusciti a visitare le attrattive principali della città. Una delle attrattive che più ci ha colpito è stata la cattedrale di Santa Sofia, dalle sue 13 cupole d'oro e dagli interni bizantini, e l'abbiamo seguito poi per piazza Maidan, la piazza principale appunto di Kiev, che è oggi sede delle principali manifestazioni e gli scontri violenti che ci sono stati a Kiev durante la rivolta nel 2014. Nel pomeriggio ormai inoltrato ci siamo accorti che abbiamo avuto difficoltà nel raggiungere l'aeroporto, in quanto le distanze e il poco tempo non ce lo permettevano, ma velocemente abbiamo preso il treno e siamo riusciti ad arrivare al gate mezz'ora prima che il terminale chiudesse. Preso l'aereo, arriviamo a Yerevan a mezzanotte, stanchi, distrutti, con l'unico desiderio di riposare, ma anche qui gli imprevisti non finiscono. Incontriamo il nostro autista dell'autobus e ci conduce nel hotel sbagliato. Ma comunque, senza darci troppo peso, siamo riusciti ad arrivare a destinazione poco dopo. La mattina dopo, al risveglio, inizia la nostra vera e propria esperienza armena. Ci allontaniamo dal centro di Yerevan per raggiungere il monastero di Begard, che come qui possiamo vedere una particolare architettura scolpita in parte nella roccia e oggi rientra a far parte del patrimonio dell'umanità e dell'UNESCO. È proprio qui a Begard che abbiamo visto i numerosi Kachkar di cui tanto si parla, come potete vedere nella foto. Sono praticamente stele di pietra con incisa una croce, decorata poi con motivi geometrici e vegetali, con una funzione ancora poco chiara, ma comunque principalmente ha una funzione commemorativa e funeraria. L'itinerario ha proseguito poi fino a Garmi, dove abbiamo visitato
Abbiamo visitato l'ultimo tempio greco romano rimasto in Armenia, dopo che la città si è convertita al cristianesimo, e in verità assistiamo a una ricostruzione che è avvenuta attorno agli anni 60, in quanto questo tempio crollò a metà degli anni 800 dopo un terremoto. È proprio a Garmi che, come possiamo vedere, questo tempio si sposa con il paesaggio, in che senso? Non rovina l'ambiente, viene integrato perfettamente nella natura. E qui a Garmi abbiamo appunto sostato per pranzare in un tipico ristorante del paese, dove due signori ci hanno aspettato e mostrato come avviene la tipica preparazione del pane armeno, che viene chiamato appunto la vash. C'è il video? Sì. Perfetto. Vi farò vedere adesso il video. Molto particolare e molto buono. Finito di pranzare con un pranzo a base tipica di carne, pesce, verdure e lavash, questo appunto di pane, ci siamo diretti al centro di Yerevan, dove siamo arrivati a Republic Square, una delle piazze, la piazza principale della città, con appunto circondata da 5 edifici in stile neoclassico e una enorme fontana musicale. Abbiamo seguito poi per il Teatro dell'Opera e infine abbiamo concluso la nostra giornata con la visita alle Cascade, una scalinata monumentale che al suo interno ospita il museo d'arte contemporanea più importante della città. E come possiamo vedere, dall'alto dei suoi 500 scalini, progettati dall'architetto Alexander Tamanian, si può ammirare un paesaggio incantevole, dove diciamo hai una vista panoramica su tutta appunto la città. Niente, appunto, che dirvi che è stata un'esperienza bellissima, sia a livello formativo che emotivo, sia per conoscerci nel gruppo, sia per comunque conoscere nuove tradizioni e culture. E nessuno si aspettava così tanto da questa città, come abbiamo detto, come ha detto la mia compagna, perché comunque è un posto un po' lontano, un po' tra virgolette disperso per noi, e invece abbiamo trovato una città molto bella, turistica e anche molto pulita. Grazie mille, passo la parola. Salve a tutti, ragazzi, io sono Filippo e per fortuna ho partecipato a questo bellissimo viaggio. Vi parlerò del terzo giorno, che abbiamo passato praticamente tutto il tempo in autobus, perché siamo dovuti andare dalla capitale Yerevan al lago Sevan, però sostando per alcune tappe come Korbirap, Noravank, il caravanserraglio di Selim e Sevanavank per poi arrivare al lago. Ecco, questo è Korbirap, è un monastero situato alle pendici del monte Ararat, il famoso monte riguardante la storia dello sbarco dell'Arca di Noè. Il monte divide la Turchia e l'Armenia ed è alto più di 5.000 metri. E prima di dividere la Turchia e l'Armenia apparteneva solo al territorio armeno, però come si sa la Turchia ha rubato gran parte del territorio. E nel monastero vi erano un sacco di persone, un sacco di turisti, e infatti non ce lo aspettavamo, perché non pensavamo che l'Armenia fosse un posto così tanto turistico, così tanto affollato, e infatti rovinava molto l'ambiente, l'atmosfera sacra, ecco, grazie. Quindi siamo andati verso una collina vicino al monastero, poi in foto, da cui abbiamo fatto la foto, e su questa collina si poteva vedere molto meglio il tipico paesaggio armeno, che è quasi un paesaggio deserto,
peccato che il Monte Ararat non si potesse vedere molto bene a causa dell'inquinamento. Subito dopo, per stare un po' più tranquilli, siamo andati a Noravank, un complesso composto da due monasteri, uno più bello dell'altro, situati anche questi alle pendici di un monte, e la particolarità di questi monasteri è che sembrano essere stati costruiti proprio dalla roccia, senza niente, però utilizzando anche dei materiali che vi erano in loco. E qui il paesaggio cambia del tutto, perché qui si vede molta più flora e fauna, e soprattutto abbiamo passato un canyon bellissimo con un fiumiciattolo che ci passava. E poi siamo andati al passo di Selim, abbiamo dovuto fare una strada abbastanza dissestata e contornanti per arrivare a 2500 metri di altezza, e da questa altezza si vedevano prati, praterie, pascoli bellissimi. Infatti è stato uno dei luoghi più affascinanti che io abbia mai visto, e soprattutto vi era questa costruzione che è stata costruita apposta per i commercianti, per sostare la notte durante il loro viaggio verso l'Asia, perché appunto per il caravanserraglio era situato sulla via della seta. Subito dopo ci siamo sempre più avvicinati al lago di Sevan, sostando a Sevanavank, che è stato uno dei luoghi più belli che abbiamo mai visitato, almeno da parte mia, perché veramente è un posto magico e si può vedere, ecco, questa vista che dal vivo è ancora meglio. E soprattutto il lago, non ci aspettavamo che fosse così tanto grosso, infatti dal monastero sembrava più che un lago un mare, e vi si vedevano più a ovest le montagne a picco sul mare. Anche questa è una cosa straordinaria che non si può vedere più in Italia, almeno credo. E siamo inoltre entrati nel monastero, e nel monastero vi era una delle pochissime kachkar con raffigurato Gesù Cristo sopra, perché di solito vi è la croce fiorita, come abbiamo detto. Infine siamo arrivati al lago Sevan, e soprattutto abbiamo notato che il nostro alloggio erano dei bellissimi cottage sul lago, con vista lago e vista tramonto. Ecco, non è questo il cottage, però c'è anche più piccoli, più belli. Siamo stati veramente affascinati da questo lago, perché aveva delle acque calmissime, e soprattutto la trota endemica di Sevan, che io ho dovuto esporre e ne sono stato fiero. E questa trota, vabbè, endemica vuol dire che appartiene solo al lago Sevan, ed è veramente uno dei prodotti tipici dell'Armenia e molto pregiata. Infatti è usata come prodotto all'estero ed è molto pregiata. L'abbiamo pure mangiata a cena la sera, e cioè è unica. E come vedete si chiama Salmo Ishkan, perché in armeno Ishkan significa duca, perché ricorda la pigmentazione della trota, ricorda il colore dei vestiti dei duchi, cioè il colore rosaceo, rosso della trota. E è stata veramente un'esperienza fantastica. Sì, questo l'ho realizzato io, volevo fare. Ed è stato veramente bellissimo, mi è piaciuto un sacco. Lascio la parola alla mia compagna, che vi spiegherà il giorno dopo, in cui siamo andati al Parco Nazionale di Divice. Io vi parlerò invece del quarto giorno, dove il nostro gruppo ha fatto tappa a Dilijan, che è una cittadina nell'Armenia nordorientale, formata da 15.000 cittadini, e è contornata appunto da una foresta chiamata la Piccola Svizzera, dove nell'antichità artisti, musicisti e scrittori vi si rifugiavano, e ancora oggi è tappa per gli appassionati della natura.
E successivamente ci siamo diretti appunto al Re della Foresta, che è un albero all'interno del Parco Nazionale di Dijan, dove viene intagliato sul tronco appunto un viso umano. E per arrivarci non è stato facile il tragitto, abbiamo necessitato di una guida appunto che conoscesse meglio di noi il posto e che ci ha portato appunto al Re della Foresta, ma avevamo bisogno di permessi speciali che non avevamo e quindi ci ha fatto percorrere una strada sterrata e abbiamo raggiunto appunto la nostra destinazione. Successivamente ci siamo diretti al centro storico di Dijan, alla Sharon Beyan Street, dove appunto c'erano costruzioni caratteristiche con influenza ottomana tipicamente armene, con balconi appunto in legno e forme geometriche intagliate, tetti spioventi. E la sera ci ha aspettato appunto un hotel fantastico con una cena ad accoglierci, con verdure tipiche e servite appunto su dei piatti coloratissimi. E quella sera è stata molto particolare perché alunni e professori si sono avvicinati molto, abbiamo parlato di esperienze scolastiche, extrascolastiche e altre nostre impressioni e appunto abbiamo colto il vero significato che questo progetto ci ha portato a fare, che va al di fuori di quello che la scuola impone oggi. E il nostro gruppo ha ripreso a lavorare 2 giorni dopo in Georgia Katveji, dove appunto abbiamo percorso la strada militare georgiana, che appunto è una strada che veniva definita come la più pericolosa anni fa, quando era sterrata. Per fortuna noi l'abbiamo percorsa quando è stata rinnovata e quindi asfaltata nel 2015, e questa strada appunto deve il suo nome al suo significato originario, ovvero collegare l'esercito sovietico con la Georgia. E appunto su questa strada abbiamo fatto diverse tappe. La prima è stata Nanuri, che è appunto una fortezza che si affaccia sul lago Zimbali, dove abbiamo fatto un'attività proposta dalla nostra preside di team working, dove appunto ci siamo avvicinati molto tutti e è stato un momento di svago. E questa appunto è la vista del lago dove abbiamo svolto il nostro progetto. E poi la seconda tappa è stata invece il Monumento dell'Amicizia, che si trova sulla Valle del Diavolo, e è appunto un monumento, questo qua, fatto semicircolare appunto, che rappresenta l'abbraccio tra l'Unione Sovietica e la Georgia, e è stato costruito per rappresentare il bicentenario del trattato di pace tra questi due paesi, e al suo interno ci sono dei mosaici con piastrelle coloratissime che rappresentano delle scene appunto dei due popoli. E appunto lungo la strada che abbiamo percorso per arrivare a questo monumento c'era un mercato all'aperto dove vi sono dei prodotti sia artigianali che alimentari, e li abbiamo assaggiati, provati. Successivamente invece siamo andati alla Santa Trinità di Giorgeti, che è appunto il luogo che caratterizza Dijan, e è un monastero appunto sulla cima di un monte, e alcuni di noi con lo spirito più avventuriero hanno deciso di attraversare il tragitto a piedi nel bosco, un cammino di 2 ore e mezza, mentre l'altra metà del nostro gruppo si è organizzata con i mezzi mangiando un cacciapuri buonissimo. Cos'è? E il cacciapuri è appunto uno dei piatti tipici della Georgia, che viene cucinato con un impasto di pasta fresca e all'interno c'è formaggio sopra un uovo. A me non piace. Allora, arrivati nella capitale georgiana, ovvero Tbilisi, dalle montagne del Caucaso ammiriamo un incantevole paesaggio. Dall'esterno la città ci appare molto caotica e cenerentosa, ma addentrandoci sempre di più nella parte storica ci appare più strana, ma allo stesso tempo affascinante per la differenza tra architettura moderna e antica, che è la principale caratteristica di questa città.
La prima tappa è Piazza della Libertà, in cui al centro c'è una colonna con al di sopra la statua in onore di San Giorgio, che è il patrono e il simbolo della città. Prima, nel 1991, si trovava la statua di Lenin, che andò a scomparire insieme a tutti i simboli del mondo comunista. La seconda tappa è stata il Teatro dell'Opera del Balletto, che avremmo visitato volentieri se non ci fossero state delle prove in corso per uno spettacolo. La terza tappa è la Torre dell'Orologio, in cui ci sembrava una costruzione molto antica, ma poi scoprimo che fu costruita soltanto qualche anno fa e anche essa presenta degli stili molto diversi. La quarta tappa è la chiesa di Ankiskati, il quale un prete ci invitò ad entrarvi per raccontarci la storia dell'edificio. E è una delle chiese più piccole e all'interno molto cupa presentava delle icone in oro. Un altro paesaggio ce lo regala il fiume Kura, il quale nasce appunto in Georgia e sfocia nel Mar Caspio in Azerbaigian e taglia la città a metà, regalandoci appunto un paesaggio suggestivo. Una fonte che divide questo fiume, che attraversa questo fiume, è appunto il Ponte della Pace, che fu realizzato da un architetto italiano che è Michele De Lucchi. Non molto lontano dal ponte si trova la chiesa di Metechi, nel quale c'erano appunto i preti fedeli che parlavano sotto il colonnato. Il giorno successivo, partendo dalla collina di Sololaki, si presenta davanti a noi un canyon con una cascata e i vari sentieri. Alla sommità della collina c'è la fortezza di Narikala e la statua di Madre Georgia, il quale indossa appunto dei vestiti nazionali georgiani e nella mano sinistra regge un bicchiere di vino che serve per accogliere le persone che rientrano da amici, mentre in quella sinistra una spada che serve per accogliere le persone che rientrano da nemici. Da qui appunto si può ammirare una bellissima visuale della città. L'ultima sera siamo andati a cena in una tipica taverna di cucina georgiana, dove abbiamo assaggiato vari piatti, come ad esempio i ravioli pieni di carne, funghi o formaggio, che si chiamano kingari, e appunto il cacciapuri, che è la focaccia ripiena di formaggio. Questa esperienza è molto importante per noi, sia dal punto di vista formativo che comunque organizzativo, perché abbiamo dovuto adeguarci ai mezzi, ai luoghi, alle persone e anche ai mezzi che abbiamo a disposizione. E siamo riusciti comunque a portare a termine il nostro lavoro nonostante i vari ostacoli che si sono presentati nel nostro percorso. Grazie. Grazie a tutti. Domani. Spero di no. Dai, dici il periodo e la temperatura. Allora, a Yerevan la temperatura era anche abbastanza alta, infatti stavamo sempre in maglietta, poi vabbè, camminando si sudava. Però a Kazbeji, nei posti un po' più naturalistici, al lago Sevan, che oltre al lago era pure a 2000 metri di altezza, si poteva anche stare in felpa tranquillamente. A Kazbeji chi ha fatto la camminata si è dovuto mettere in maglietta, perché sennò io l'ho fatta ed è stata impegnativa. Però è veramente stato un bellissimo viaggio a discapito delle temperature. Anche periodo, non ho capito che periodo avete fatto dell'anno. Maggio. Ci rientrano i tempi. Ma il tempo lì passava così. Non avevo più la concezione del tempo. Era troppo bello. Altre domande? Lo chiedo a te, ma lo chiedo anche ai tuoi compagni, chi vuole rispondere. Dopo un'esperienza così, come cambia, se cambia, il vostro modo di intendere la scuola, intendere lo studio? Una ragazza ha detto che c'è stato questo momento di avvicinamento dei professori, no? Immagino tornate a scuola diversi rispetto anche invece allo studio, alle cose più quotidiane della scuola. Serve anche a quello un'esperienza del genere, oppure è una bella parentesi ma rimane lì?
No, cioè almeno per me è cambiato un sacco, perché ho visto i miei professori come degli amici più che dei professori. Cioè, ci vediamo a scuola, ci salutiamo sempre, però quella è la quotidianità. Poi uscendo con loro la sera a mangiare, così li abbiamo conosciuti un po' di più, e per me la scuola è cambiata da così a così, perché ovviamente prima era, cioè è come per voi il lavoro, andate al lavoro e conoscete i colleghi, magari, cioè ok, ti saluti così, poi se ci esci lo conosci molto di più e diventate più amici. Sì, avevo detto io quella parte appunto, e quella sera è stato bello perché appunto abbiamo conosciuto i nostri professori al di fuori dell'ambiente scolastico e abbiamo trovato le loro persone con cui poterci confrontare, magari se abbiamo qualche problema al di fuori dei voti o materie, anche magari i problemi a casa sappiamo che ci si può contare. Grazie. No, volevo dirvi che è stata un'esperienza molto forte perché comunque ultimamente, solitamente quando si va a fare un percorso di questo genere, che comunque rientra nel percorso di alternanza scuola-lavoro, cioè è la prima volta che ci capita di avere un'opportunità così, perché solitamente appunto per il nostro indirizzo saremmo stati indirizzati ad andare a provare appunto a fare uno stage in un'agenzia di viaggio piuttosto che in un hotel. Quindi diciamo che partire, organizzare tutto, avere una responsabilità in mano che appunto non era nelle mani dei docenti, perché i docenti una volta, il viaggio una volta iniziato, erano solamente appunto alunni, tra virgolette, cioè nel senso noi dovevamo fare tutto, dovevamo occuparci di come appunto gestire qualcosa, se avevamo un problema imparare a gestirlo e controllarlo, senza avere sempre, cioè senza sempre avere qualcuno che ti può dare una mano, comunque ti può risolvere il tutto. Quindi questa è una cosa molto importante sia per noi che anche ovviamente per a chi andiamo a esporre la nostra esperienza, che la raccontiamo, per comunque far comprendere che un giorno comunque se dovessimo riprendere a fare un percorso del genere, noi comunque siamo capaci, abbiamo le capacità in quanto a scuola abbiamo veramente lavorato tanto. Grazie. Abbandonati sulla riserva. Sì, no, ecco, esatto, potrebbe dare l'impressione che siamo dei matti, no? In verità poi ovviamente tutto aveva una regia a monte, evidentemente però da quando si parte, quando si arriva, l'idea del progetto è quella di mettere loro in una posizione di responsabilità, fatto appunto che anche non c'erano dei pezzi, però appunto è una settimana che è ripresa la scuola e abbiamo dovuto ovviamente mettere insieme tutto molto velocemente. Mancano dei pezzi, abbiamo fatto anche appunto delle escursioni, dei trekking nella natura, quant'altro, e sono loro a doverle guidare, noi lasciamo volentieri sbagliare anche se si perdono, quindi non c'è problema, perché la responsabilità appunto deve un po' ricadere sulle loro spalle. Sul senso più generale, da dove in qualche modo nasce nelle teste dei docenti questo progetto, in questi anni con l'arrivo di un monte ore cospicuo di alternanza scuola-lavoro da fare, ci siamo accorti per un paio di passaggi che l'alternanza scuola-lavoro fatta all'interno delle agenzie del territorio, eccetera, spesso lasciava poco ai ragazzi. Nel senso che le agenzie sono sempre di meno, tendenzialmente in provincia sono gestite da una persona, due, fanno anche fatica poi a seguire effettivamente i ragazzi nel percorso. Ci siamo un attimo interrogati su un modo un pochino più sensato anche di spendere quelle ore, e allora abbiamo pensato a questa modalità. Cercare di fare un lungo percorso di formazione a scuola che prevedeva tante altre cose che forse oggi non sono neanche emerse, appunto loro hanno seguito una serie di corsi con esperti esterni, sia per la comunicazione, appunto scrivere di un luogo, proviamo a farlo, ovviamente provare in terza e in quarta superiore non è facile, cioè stiamo parlando proprio di esperienze che devono essere fatte, e fatte tanto, perché è l'unico modo per riuscire, no? Voi l'avete provato sulla vostra pelle, dovendo mandare tutte le sere un resoconto al giornale locale, comunque non è semplice, no? Iniziare ad affrontare queste questioni. Quindi tutte queste piccole esperienze pratiche, ecco, si parla molto di competenze adesso nella scuola, però è anche vero che la scuola esce ancora relativamente poco dal suo involucro, diciamo così. Questa è un'occasione in cui i ragazzi possono uscire da scuola,
senza necessariamente andare a, appunto, nel mondo del lavoro, facendo comunque però esperienze di una serie di loro capacità, le mettono a frutto, capacità che poi sono trasversali, cioè che valgono nella vita, valgono anche nel lavoro ovviamente. Poi se ci sono domande, appunto, volentieri rispondiamo, io, la collega o anche loro. Io una domanda allora, intanto se anche la vostra era un'esperienza di alternanza scuola-lavoro. Sì, la nostra è stata lo stesso format per l'esame. La seconda è come viene percepita, cosa modifica della propria visione anche professionale successiva questa esperienza, cioè rispetto a come ti vedevi il tuo possibile lavoro da operatore, questa cosa ti modifica rispetto all'idea che ti hai fatto del tuo futuro professionale, o cioè aggiunge, modifica, arricchisce quell'ipotesi, oppure la conferma, oppure la smentisce? Sempre la, cioè, come operatore, cioè, come, del turismo. Sì, come operatore del turismo, cioè tu pensando al tuo lavoro, questa roba qua ti ha aperto, ti ha modificato la prospettiva, o te l'ha confermata, o cosa è successo? Ha aperto, poiché secondo me si può investire molto. Se parla il microfono registra. Perché secondo me si può investire molto su luoghi che ancora oggi non sono molto conosciuti, oppure diciamo screditati, magari per, non lo so, motivazioni politiche, economiche, sociali, cosa che comunque non tende a valorizzare il territorio vero e proprio in sé. Questo vuol dire che secondo me vari enti, società, organizzazioni che comunque organizzano, strutturano itinerari potrebbero ampliare la loro visione su territori, popoli, regioni di questo tipo. Solitamente abbiamo uno standard dove viaggiare, no? Un certo tipo di target, ok? Questo target dovremmo un po' ampliarlo, quello è mio. Personalmente sì, anch'io prima di partire, ma al di là dei viaggi a scuola, anche con la mia famiglia e amici, magari un mese prima, il giorno in biblioteca a prendere le guide non me lo taglia nessuno, quindi anche, e l'ho imparato comunque nei viaggi in Grecia, nel viaggio in seconda siamo andati in Puglia, Basilicata, e comunque il giorno, abbiamo dovuto comunque raccogliere guide, documenti, informazioni su internet e ci trovavamo a scuola. Quindi sì, comunque anche l'organizzazione di un viaggio personalmente ora lo sento anche più mio, abbiamo avuto uno scheletro da seguire, come prendere delle guide e altro, e poi ognuno l'ha personalizzato cercando anche su altre fonti, trovandone nuove, non solo in internet. Racconta cosa hai fatto l'estate scorsa. Personalmente poi l'estate scorsa ho fatto io con delle mie cugine, quasi così, un itinerario nell'Europa, nel nord, abbiamo fatto 12 città e 10 stati. E questo comunque ho fatto tutto tramite, cioè senza agenzia, guide, e informazioni, amici sul posto, comunque sì, aiuta molto. All'ultimo intervento un aspetto critico, cioè cosa ci si butterebbe di proprio dal punto di vista della, così, insomma, anche cosa, qual è l'aspetto più debole di questa esperienza, cioè così si vedono, ma abbiamo capito che è bella, e su questo cos'altro c'è? Scazzottate con i professori? No, magari il fatto di viaggiare in gruppo, comunque di guardare le necessità di tutti, anche i gusti personali delle persone, comunque adattarsi, la paura dell'aereo per me, cioè comunque ti rendi veramente conto della fortuna che hai a vivere in questo paese, guardi altri aspetti che non sono la vita quotidiana delle altre persone, anche mi attacco alla domanda che ha fatto prima il signore, che adesso comunque per la scuola se torni con me, io penso di sì, perché ti rendi conto che in un altro paese non ci sono le stesse possibilità che io ho qua, cioè magari torno, più voglia di studiare, più voglia di continuare con gli studi, perché vedo che non è così scontato, magari tutti possono dire studiare, però non è così scontato studiare, e di negativo appunto magari è doversi adattare a dire no, oggi non voglio mangiare questo perché non mi piace, e non lo puoi dire perché c'è qualcuno a mangiare. Grazie.
e se non mangi, mangi i cavoli tuoi. Brava. Una domanda alla professoressa, posso farla? Prego. Cosa cambia per, diciamo, il regista rispetto al ruolo che veniva assegnato prima dalla tradizionale esperienza di viaggio, eccetera? Cioè, diciamo che queste cose di cui hanno parlato loro appartenevano un po' anche all'esperienza della gita scolastica tradizionale. Questo tipo di, diciamo, di proposta cosa comporta sia dal punto di vista della responsabilità e del ruolo rispetto a, cioè, così almeno le cose peculiari? Allora, dal punto di vista della responsabilità credo cambi poco rispetto a una gita tradizionale, se non forse c'è più il operator che si assume lui la... almeno anche dal punto di vista formale e contrattuale, no, quello c'è. Siamo sempre tramite le persone. Comunque non abbiamo ancora... In questo caso, il viaggio in Marocco. Il viaggio in Marocco. Non abbiamo per legge ancora passare tramite le persone. Cambia poco quindi dal punto di vista della responsabilità, se non il fatto che comunque abbiamo con loro anche tutti i pomeriggi. Per cui abbiamo la responsabilità anche dei pomeriggi di formazione, di servirli. E cambia molto nel rapporto invece che si instaura con i ragazzi, perché non è più un rapporto del personale, un rapporto dell'insegnante autorevole e del ragazzo che finisce, ma è un rapporto che diventa una sinergia, un costruire insieme, una sinergia, un costruire insieme, un rapporto che si diventa più di rispetto, di fiducia, e quindi è diverso rispetto all'entrare in classe e con la tradizionale decisione frontale trasmettere un sapere, è un sapere che insieme si costruisce venendo incontro anche alle loro esigenze, alle loro motivazioni, perché cerchiamo in parte anche quello che a loro piace per dare una motivazione in più allo studio e all'apprendimento, ecco. Cambia molto nella dinamica, credo. Poi se vuoi aggiungere qualcosa. E sarebbero poi? Poi? No, no, finisci. No, io mi sembra che dal mio punto di vista sia fatto che cambia di più. Sì, poi chiudiamo, no? Dal punto di vista pratico noi costruiamo l'itinerario e poi però dobbiamo comunque per legge passare attraverso l'affidamento al tour operator, non possiamo andare noi allo sbaraglio. La cosa che cambia è consegnare al tour operator una richiesta specifica, ecco, con loro ragioniamo attorno al tavolo e vediamo, appunto nel caso del viaggio in Marocco abbiamo fatto due ipotesi di itinerario perché alcuni volevano una certa cosa e altri volevano invece dall'oceano al deserto. Va bene, proviamo a farli tutti e due, dopodiché scegliamo insieme e poi affidiamo, cioè mettiamo fuori a bando quell'itinerario lì. Tecnicamente quindi non cambia rispetto all'affidamento all'esterno. La responsabilità non è nostra come scuola, ma è sempre comunque di un terzo e un soggetto che ci appoggia. Se non ci sono altre domande... Una domanda. Sì. Non ho ben capito. Sì. Cosa consiste il viaggio a volo e cos'era il lavoro? Il lavoro, vabbè, il lavoro è anzitutto che il viaggio viene preparato da loro, quindi bisogna iniziare, trovarsi, studiare il territorio, capire cosa c'è sul territorio, cosa ci interessa, cosa non ci interessa. Quindi questo richiede tutto un lavoro di approfondimento che loro fanno fuori tempo scuola, quindi vengono il pomeriggio a scuola, si fermano per poter fare questo approfondimento. Dopodiché messo insieme l'itinerario bisogna iniziare a studiare, quindi studiare il territorio, studiare il territorio e appunto approfondire tutte le varie tappe del territorio. Dopodiché quando si parte loro devono accompagnare noi docenti, che in quel caso siamo solo dei valutatori, e quindi occuparsi di tutto, fare check-in, check-out a un hotel piuttosto che portare le persone in città, fare le guide turistiche nei luoghi, eccetera, piuttosto che scrivere ogni giorno un resoconto da mandare al giornale, eccetera. Ragazzi dell'Armenia hanno scritto anche la guida turistica. La mini piccola. È vero. A posto? Grazie. Bene. Okay. Grazie a voi.